Ciao, siamo qui con Luca Del Beato, appena eliminato dal main event dello Shari. Esatto, anche in maniera, diciamo, barbara. Mi hanno scoppiato Asso, quindi è sempre brutto uscire con Asso. Una mano che mi poteva far diventare chip leader del torneo e invece mi ha mandato a casa. Raccontami la mano. Ma è tutti fold, da cutoff ho rilanciato 4 pair, mi ha collato il bottone con un semplice K donna, ha preso la donna al flop, non so cosa pensasse avesse preso, io ho bettato, lui ha mandato la vasca, l'ho chiamato, ha preso il K a river e ha fatto doppia, a casa. Quindi non si può parlare di una lettura sbagliata, è proprio una mano sfortunata? Sì, soltanto sfortuna. Mi ero già meravigliato perché mi erano venute abbastanza carte e mi avevano mantenuto tutti i vari colpi che avevo giocato, quindi ero già meravigliato. Quindi almeno il torneo te lo sei potuto comunque giocare e divertire? Sì, sì, sempre. Vabbè, qui lo Shark ci si diverte, quindi... Però bisognerebbe avere quel pizzico di fortuna in più per poter andare oltre. Conta solo la fortuna, quindi, o anche la bravura? Conta sempre la bravura, però la fortuna serve, serve sempre. Come ti sei avvicinato al Texas Hold'em? Ma prima giocavo sempre all'italiana, la spaghetta italiana, poi col passare del tempo questo sport è cominciato a crescere, quindi tramite amici, conoscenti, alla fine comunque fai conoscenza, ti diverti, conosci altre persone, passi il tempo. Raccontami il primo ricordo del Texas Hold'em, il primo. Ma comunque il primo torneo che ho fatto l'ho fatto comunque vicino Pescara, perché io sono di Pescara, e siamo andati in un gruppo di amici e sono uscito la prima mano, quindi non è stato un bellissimo torneo, però comunque da lì ho capito che era uno sport che mi piaceva. Una strada in discesa, perché da come è iniziato... Posso soltanto migliorare, guarda, non posso peggiorare. La tua mano preferita, se ce n'è una? Dire Asso sembrerebbe scontato, ma questa sera Asso non è bastato. Guarda, mi piacciono molto anche KK, però ormai... Hai un portafortuna? No. Non ci credo. No. Alla fortuna ci credo, ma non ai portafortuna, non li ho, quindi. Quindi non sei scaramantico. Dovrò cominciarlo ad essere, perché sennò non va bene. Tu l'hai definito uno sport, c'è chi pensa sia un gioco. Qual è la verità? Ma secondo me entrambe le cose. Si parte come gioco perché comunque è un divertimento, però visto ormai il numero di persone che lo praticano non può essere più definito soltanto un divertimento, ma è uno sport a livello mondiale, vedendo anche le cifre che circolano, quindi. A proposito di cifre, la struttura di questo torneo, cosa ti sembra? Ma comunque per essere un torneo, definiamo low cost, la struttura è buona. Giocabile fino secondo me al fine del day 1, poi il day 2 è già un po' complicato, però dipende sempre dal leverage che uno ha, quindi. Ci rivediamo alla prossima tappa? Sicuramente a settembre. Allora intanto un arrivederci a settembre e un grazie di tutto. Grazie anche a te.